Carissimi amici di Maria Vision, benvenuti in questo mio nuovo programma sulle ali dell'arte. Vorrei presentarmi brevemente. Mi chiamo David Kownacki, sono pittore polacco da 25 anni in Italia. Sono sposato da 13 anni e ho 6 figli. Mi occupo di pittura seriamente da 30 anni e mi specializzo in arte sacra. Qualcuno mi ha definito come pittore della luce, ma io preferisco chiamarmi pittore della Divina Misericordia. Ho avuto questo grande dono di aver scoperto presto quello che il Signore ha messo nel mio cuore, questo piccolo seme che ho sempre cercato di coltivare, cercando sempre in qualche modo di portarlo a frutto, questo dono. Oggi vorrei invitarvi, anche a voi carissimi amici di Maria Vision, a riflettere su quali doni, quali talenti il Signore vi ha dato. A chi tanto è stato dato, molto sarà chiesto. Vorrei aiutarvi a riscoprirlo insieme, ricordandovi che tutto è un dono e che il dono ricevuto va condiviso con gli altri. E sapete qual è il dono più grande? Il dono dei doni? Ed essere inviati da Dio. In questo nuovo programma sulle ali dell'arte vorrei invitarvi a volare insieme a me in un mondo meraviglioso. Questo mondo è più vicino di quanto lo potete immaginare, è ben nascosto in ciascuno di noi, nei nostri cuori. Non ci credete? Vi aiuterò a riscoprirlo.
Vorrei cominciare questo programma dalla contemplazione per poi passare ad azione. Quindi voglio invitarvi a soffermarmi un attimo su ciò che l'arte è, anzi su ciò che arte dovrebbe essere. Poi successivamente avremo modo di affrontare concretamente come fare un'immagine, un dipinto. Vi spiegherò le basi della pittura e poi passeremo a fare un quadro. Così anche voi a casa potrete provare a fare un'opera, magari un'immagine di Gesù Misericordioso, perché no? Che comunque avrà un grande valore promesso da Gesù stesso. Sarà tutta un'avventura, un viaggio dell'anima che attraverso i colori sale verso la luce, verso Dio, sulle ali dell'arte. In questa prima puntata vorrei invitarvi a meditare sull'origine dell'espressione artistica, un'origine interiore che trova la sua sorgente nell'anima. Ogni sorgente, ogni fiume ha il suo inizio e per riscoprirlo bisogna salire, andare controcorrente e trovare il suo principio, il creatore. Dio è l'artista per l'eccellenza, che trae tutto da nulla. Prima di parlare dell'arte bisogna quindi capire chi ha fatto la luce. Solo uomo ha l'anima e solo uomo produce arte, perché solo uomo fu fatto all'immagine e somiglianza di Dio. Perciò il primo argomento che vorrei abbozzare riguarda proprio
il rapporto tra l'anima e arte. Arte nasce da un sospiro dell'anima distaccata da Dio, che ci solleva verso di Lui. In breve, ognuno di noi ha una grande nostalgia di Dio nel profondo del proprio cuore. Ma proprio gli artisti sono chiamati ad emergersi nel profondo della nostra esistenza, per poi, con le ali dell'arte, volare in alto. Duc in altum. Quindi, vero artista, direi di più, l'artista inviato da Dio svolge un servizio importante per la gente, donando una forma concreta ai sentimenti comuni con un proprio linguaggio artistico, che con la grazia di Dio diventa universale. Quando l'arte è veramente ispirata, e quindi viene dallo Spirito Santo, può essere profetica e addirittura anticipare i tempi, perché ha una sorgente in Dio che la avvolge e contiene in sé il spazio e il tempo. L'arte ci mette in una comunione con il trascendente, con il mondo invisibile per gli occhi umani, ma non per quelli dell'anima. Come corpo umano ha suoi sensi, anche l'anima ha i suoi, perché il regno di Dio è già presente nei nostri cuori. E l'artista si fa portavoce di questa nostalgia. Cristo risplende con la sua luce nel buio dei nostri cuori. Questo è un grande mistero, è un grande dono che il Signore ci mette a contemplare, ci mette dinanzi adesso. E il cuore umano non può contenere questo mistero solo per se stesso, perché questa sua luce si espande per illuminare l'umanità intera, l'umanità che vive nel buio. Molte correnti d'arte del XX secolo stanno scadendo perché esse sono fortemente influenzate dalle ideologie e dai tempi dominati dal male. Direi di più, siamo nella fase finale di una grande battaglia. Come spesso diceva il profeta dei nostri tempi, San Giovanni Paolo II, tra la civiltà della morte contro la civiltà della vita, dove il mondo d'arte, soprattutto del Novecento, ha subito una violenza contro la bellezza. Ma grazie a Dio i tempi stanno cambiando e abbiamo bisogno di una nuova visione d'arte. Come diceva Papa Francesco, di una nuova rinascita morale e spirituale. Direi un nuovo rinascimento. Quindi c'è bisogno di un nuovo genere di arte, una nuova generazione di artisti, artisti di luce, artisti di Dio, capaci di esprimere la vera bellezza e coscienti della loro missione. Siate le sentinelle del mattino, perché come diceva Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo. Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. Questa forte affermazione di San Giovanni Paolo II, rivolta agli artisti nella sua lettera, suscita molte riflessioni. Nella creazione artistica l'uomo si rivela più che mai l'immagine di Dio e realizza questo compito prima di tutto plasmando la stupenda materia della sua umanità. E poi un dominio creativo sull'universo che lo circonda. Nonostante i limiti umani, attraverso la grazia di Dio possiamo essere colmi di spirito, colmi di luce, colmi della gloria luminosa del volto di Cristo. Qui arriviamo al culmine, al vertice dell'espressione artistica. Il volto di Dio, creatore, che si riflette nel creato, nelle sue creature, perché l'uomo fu fatto sull'immagine e somiglianza. Ma solo Gesù ci svela il volto di Dio. Agli apostoli che lo chiedono
Mostraci, Signore. Mostraci il Padre e ci basta? Egli rispose: chi vede me, vede il Padre. Quindi mostraci, Signore, il tuo volto. Ricordate questa bellissima preghiera che, mi ricordo, Giovanni Paolo II disse in un brano musicale, ed è per me un faro, un qualcosa su quale ci penso spesso, molto, e vorrei recitarlo con voi, magari chi si ricorda. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ricorda, Signore. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di noi. Rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con l'ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Spera nel Signore, quindi confidare nel Signore. Gesù vuole che confidiamo in Lui. Gesù ci è venuto incontro per sanare le nostre ferite e per portarci tutti al suo cuore misericordioso, donando all'intera umanità l'ultima tavola di salvezza. È un'immagine dipinta di quadro di Gesù misericordioso, fortemente voluto da Gesù per i nostri tempi in cui noi viviamo. È molto significativo fu la conversazione di Santa Faustina con il Signore Gesù a proposito dell'immagine dipinta. Gesù mi dice: dipingi un'immagine secondo il modello che vedi, con sottoscritto Gesù, confido in te. Desidero che questa immagine venga venerata prima nella vostra cappella e poi nel mondo intero. Prometto che l'anima che venerà questa immagine non perirà. Prometto pure, già su questa terra, ma in particolare nell'ora della morte, la vittoria sui nemici. Io desidero che vi sia una festa della misericordia. Voglio che l'immagine che dipingerai coi pennelli venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua. Questa domenica deve essere la festa della misericordia. Desidero che i sacerdoti annunciano la mia grande misericordia che io ho per i peccatori. Santa Faustina esclamò: chi può dipingerti, Signore, bello come sei? All'improvviso udì queste parole: non nella bellezza dei colori né del pennello sta la grandezza di questa immagine, ma nella mia grazia. Io ho dedicato la mia vita, la mia pittura e tutto me stesso a Gesù misericordioso, offrendo totalmente e confidando tutto in Lui. Oggi sono qui a Maria Vision e sento questa grande gioia, come credente in Cristo, di potervi trasmettere le bellezze di Dio, facendovi conoscere l'arte della pittura, a cui ho dedicato tutta la mia vita, per la sua grazia. Come già anticipato nelle prossime puntate, dopo aver contemplato e riflettuto su che cosa è la pittura, passeremo a parte pratica, a fare un'opera insieme. Quindi seguiteci e mi raccomando, non mancate al nostro prossimo appuntamento con me,
sulle ali dell'arte. Ci vediamo settimana prossima, a stessa ora. Grazie. Dio l'ha dato Gesù Cristo.